Dovendo fare un'importante intervista per TV Molise ed essendo Luca l'unico fonico professionista in grado di capire il mio stretto molisano, già impegnato in un altro lavoro, ho dovuto arrangiarmi costruendo un sistema combinato fotocamera smartphone che mi permettesse di gestire il tutto in autonomia, per realizzare il reportage sull'ultimo zampognaro di Scapoli che ha deciso di rendere eterna la sua amata pecora Lilly, trasformandola in una meravigliosa zampogna con la quale far riecheggiare dal massiccio delle Mainarde fino alla costa di Trabocchi struggenti sonate. Lo smartphone, oltre ad essere un potente oggetto in mano alle multinazionali per controllarci e manipolarci in cambio di un rinforzo tipo qualche mi piace e qualche effetto bellezza sulle foto selfie, è in realtà un dispositivo general purpose, quindi in grado di fare qualsiasi cosa se opportunamente configurato e o programmato. Pertanto perfetto ad esempio per sopperire alle mancanze della mirrorless entry level Canon M100, che seppur valida, probabilmente autolimitata, come spesso accade anche per altri marchi e modelli, per evitare la possibile concorrenza interna tra prodotti simili. Nello specifico, la mancanza soprattutto dell'attacco per un microfono esterno e della slitta per il flash per altri eventuali accessori come faretti, monitor, eccetera, sono sopperibili rispettivamente con l'ingresso microfono dello smartphone ed un opportuno sistema rig sfruttabile soprattutto per tenere insieme fotocamera e smartphone. Ovviamente, essendo tutto orientato per ottenere il massimo risultato con il minimo dei costi, ho deciso di modificare un'asta selfie per smartphone da meno di 10 € ma abbastanza solida in modo tale da poter gestire il tutto stabilmente e comodamente anche con una sola mano. La modifica consiste sostanzialmente nella creazione ed applicazione di una placca di ferro opportunamente sagomata sulla quale poter collegare la fotocamera. Raddrizzo la placca che ho deciso di sagomare con delle martellate. Ritaglio la placca della lunghezza necessaria. Limo la placca in modo tale da farla incastrare perfettamente sul supporto per lo smartphone. Accorcio ulteriormente la placca. Segno dove piegare la placca. Piego la placca di circa 90 gradi. C'è il foro di fissaggio della placca. Faccio il foro sul supporto per lo smartphone per il fissaggio della placca.
c'è il foro per la video di fissaggio della fotocamera. Do una bella ripulita. Accorcio il bullone di fissaggio della placca sul supporto per smartphone. Imbullono la placca di supporto per la fotocamera appena creata al supporto per lo smartphone. Inserisco la vite di fissaggio per la fotocamera e le rondelle in gomma. Allineo l'attacco per la fotocamera. Ricollego asta e manico ai supporti per fotocamera e smartphone. Provo il sistema di supporto rig appena creato collegando insieme fotocamera, smartphone e microfono. Vista a 360 gradi della configurazione treppiede. Provo a girare in modalità selfie.
provo al volo l'usabilità del sistema riprendendo il gatto. Grazie per aver visto il video fin qui. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!